Isaia, è arrivato il momento di spiegare il mitico coro dei pompieri. Tutti noi ricordiamo con emozione il momento in cui Piazza Vittoria ha innalzato verso il cielo questo coro meraviglioso, il coro dei pompieri, tratto dal film Altrimenti ci arrabbiamo di Bud Spencer e Terence Hill. Bene, esattamente come accade in questo meraviglioso film, il coro è suddiviso in due parti, da una parte le donne e da una parte i maschietti. Come ben ricordate, iniziano proprio i maschi con questa melodia. Per accompagnare questa melodia occorrono solo due accordi che vi facciamo vedere insieme adesso io e Isaia, che sono il Mi maggiore e il Si7. Dopo il coro dei maschi si introduce poi quello delle donne, che fa più o meno così. Nel suo insieme accadrà questo, quindi io do l'attacco 1, 2, 3, 4 e partono i maschietti con il pop pop pop, va bene? Quindi 1, 2, 3, 4. Poi io darò l'attacco per le femminucce 1, 2, 3, 4. Naturalmente la canzone poi prevede delle sessioni melodiche diverse, quindi quella che vedrete nello spartino B definita come B. Abbiamo fatto la A, adesso c'è la parte B. Gli uomini e le donne qui canteranno all'unisono in falsetto, giusto Antonio? Sì. E farà così, la minore. La e si ricomincia con la parte A, il la 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 la. Poi, nello spartito, leggerete la parte C, quella dove i maschietti dovranno rompersi le noccioline per cantare così in alto, che fa più o meno... Come la Traviata. Così. 1, 2, 3, 4. Tutto da capo. Esatto, Antonio. Vorremmo dedicare un secondo alla pennata? Sì. La pennata di questo brano è, per i più virtuosi, è una pennata in levare. Bisogna pensare 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e si suona sulla seconda sillaba dei numeri. Per invece i meno esperti, ma comunque i più coraggiosi, la pennata può essere semplicemente giù, su, giù, su, no? Esattamente. Poi insomma, in mezzo a 2000 chitarristi ci si può nascondere, imboscare e seguire quelli un po' più bravi. Para 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 para.